Salmo 47, versetto 9. I capi dei popoli si riuniscono insieme al popolo del Dio d'Abramo, perché a Dio appartengono i potenti della terra. Egli è l'Altissimo. Stamattina ricordiamo qualcosa di importante e gradito a Dio. E per fare ciò prendiamo quello che è successo al popolo durante la deportazione. Il Signore tramite il suo profeta dice: ecco, io susciterò lo spirito di Ciro e al mio comando rimanderà indietro il popolo al tempo stabilito. E così per il re Nebuchadnezzar, che dopo quello che gli avviene il ceppo tagliato, ecco che riconosce che il Signore è il sovrano. E così Dario, quando Daniele viene gettato nella fossa dei leoni: oh, il tuo Dio è riuscito a liberarti. Questi grandi re della terra, forse i più potenti che governavano tutto, glorificano il Signore. La domanda di oggi è questa: la Bibbia ci lascia scritto che noi dobbiamo pregare per le autorità che sono sopra di noi. Invece tante volte noi credenti abbiamo sempre un modo sbagliato di parlare. Ma quanto tempo dedichiamo in preghiera per questi uomini che sono sopra di noi? Perché questi re del passato non erano sicuramente persone che facevano parte del popolo di Dio, come questi governanti. Ma noi possiamo pregare per loro, che il Signore li guida, li unga, invece di criticare sempre. Leggiamo la parola di Dio e quando troviamo, pregate per i governanti, fermiamoci e preghiamo per loro. Il resto è nelle mani del Signore. Che Dio ci benedica.